Buongiorno, oggi parleremo del lutto. Che cos'è il lutto intanto? Il lutto è quando ci troviamo in una situazione in cui abbiamo perso una persona cara o anche quando è finita una relazione importante per noi. Quindi anche se c'è una separazione, ad esempio, anche quello può essere considerato un lutto. Come si affronta un lutto? Oggi parliamo di un modello che si chiama il modello duale del lutto. Che cosa dice questo modello di riferimento sul lutto? Dice che ci sono solo due modi per uscire dal lutto, cioè per affrontarlo ed elaborare un lutto. Intanto quello che voglio dirvi è che ognuno ha i suoi tempi per elaborare un lutto e quindi ci può volere un anno, anche due anni, in base all'importanza per noi della persona che abbiamo perso e quindi a quanto eravamo legati alla persona che abbiamo perso. Quindi sui tempi i teorici dicono che ognuno ha i suoi tempi. Questo modello duale del lutto dice che per elaborare un lutto dobbiamo fare una sorta di altalena tra due polarità. Quali sono queste due polarità? Una è l'entrare nel lutto, quindi stare in contatto col proprio dolore, quindi piangere, ricordare la persona cara, parlare di quella persona, quindi essere, proprio entrare in contatto col dolore per la perdita. Questo è uno dei due poli. L'altro dei due poli è quello di distrarsi dal lutto e dal dolore. Che vuol dire? Vuol dire uscire, fare altro, frequentare persone, non stare da soli, metterci a fare cose che ci piacciono e quindi alternare questi due momenti in cui in uno siamo a contatto col nostro dolore e nell'altro ci distraiamo dal dolore. È una sorta di altalena, dico io, quindi dobbiamo essere in grado di poter oscillare tra uno e l'altro di questi due poli e piano piano ci sentiremo meglio. Quanto dobbiamo stare a contatto col dolore e quanto dobbiamo distrarci dal dolore? Questo dipende da noi, ognuno ha il suo modo e ognuno ha la sua, appunto, la sua esigenza di stare in contatto col dolore, perché è importante non fuggire il dolore, quindi non distrarsi e basta, come è importante non stare sempre a contatto col dolore, ma a volte distrarsi e fare altro. Quindi il modello duale del lutto ci dice proprio questo. Il lutto, io dico sempre che è come un tunnel, immaginate un tunnel nero. Quello è il dolore che noi sentiamo quando perdiamo una persona cara. E la luce dov'è? La luce è in fondo al tunnel, ma per poter vedere la luce, quindi per sentirci meglio, dobbiamo entrarci nel tunnel e lo dobbiamo attraversare tutto. Come? Sentendo il dolore. Quindi il dolore fa parte della vita e non lo dobbiamo fuggire, ma quanto più noi lo accogliamo nella nostra vita, accettando anche di stare male, di essere tristi e di piangere anche, se vogliamo, più facilmente e velocemente riusciremo ad elaborare quel dolore e a uscirne. Grazie per la vostra attenzione, questo video lo dedico alle persone che mi hanno chiesto di parlare del lutto perché stanno attraversando un momento di dolore e di lutto nella loro vita. Grazie della vostra attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi domande se volete, ditemi la vostra e condividete il video se vi è piaciuto. Arrivederci!